Utilizzò molti personaggi, cioè molta gente del posto, che in pratica la ritraeva nei vari volti dei personaggi della passione, appunto. Questo? Lui è. Questo, sì, questo personaggio qui è l'artista Enzo Liberti, si è ritratto anche lui. E qui in pratica, specialmente nel periodo appunto della Pasqua, quando è molto visitato questo luogo, ci sono gli anziani che o si ritrovano oppure ritrovano i propri parenti, i propri conoscenti. E, diciamo, ci sta questo momento, ecco, nel riconoscere i vari personaggi santagatesi. Un luogo della memoria, insomma. Un luogo della memoria, diciamo che Anche all'epoca, contemporanea. anche contemporanea, sì, all'epoca il Liberti, diciamo che allestì un vero e proprio cast per realizzare quest'opera pittorica, in pratica, che come vediamo riguarda tutte le pareti, insomma, della cripta. Sant'Agata è anche ovviamente gastronomia e anche imprenditoria. Qui siamo in un posto bellissimo, in questa grotta splendida che avete ecco così, allestito per l'esposizione di prodotti tipici. Certo, l'esposizione di prodotti tipici locali e dell'artigianato locale. Questa è un'iniziativa che nasce da quello che è il progetto del GAL Meridaunia, nell'ambito appunto del Leader 2, che è quello di valorizzare le tipicità appunto dei paesi del subappennino dauno meridionale. E qui ci troviamo nei locali della cooperativa Monti Dauni. Questa cooperativa ha ricevuto un finanziamento nell'ambito di questo progetto e ha fatto questo allestimento promuovendo appunto le tipicità locali. Ecco, qui c'è dell'olio, la pasta, e poi c'è la propoli, c'è il polline. Insomma, materiale e prodotti ce ne sono tanti, no? Quindi. Sono tanti, appunto andiamo dall'artigianato, alla lavorazione dei merletti, a una sezione dedicata anche ai souvenir locali in legno e in ceramica. Ci abbiamo l'esposizione di quella che è la cucina del ristorante La Cisterna, che è appunto cucina tipica locale, ai forni del luogo, come dicevi tu, olio. Insomma, e quant'altro. Tra l'altro vengono anche documentate le tradizioni locali, come abbiamo accennato prima, ai pani benedetti sia in occasione di Sant'Agata, ma c'è un'altra tradizione che è dedicata anche a San Biagio, le cosiddette panelle di San Biagio. Tra i prodotti tipici, però, qui c'è anche un prodotto speciale, particolare, Tony Sant'Agata. È un prodotto tipico di Sant'Agata di Puglia. Tipico di Sant'Agata di Puglia. In pratica la cooperativa ha voluto dedicare una sezione di questo allestimento a quello che è il personaggio più noto di Sant'Agata di Puglia, che è appunto Tony Sant'Agata, che come nome d'arte ha abbinato il nome appunto del paese natio. E qui in queste immagini commentate da didascalie si ripercorre un po' tutta la sua carriera artistica, sia nel campo musicale, in quello cabarettistico, che anche in quello cinematografico e sportivo, come possiamo vedere, perché fa parte anche della nazionale Nazionale. cantanti, squadra nazionale cantanti. A conclusione della prima tappa dell'itinerario dedicato alla scoperta dei tesori della Daunia, prima di riprendere il viaggio partendo da Sant'Agata alla volta di Anzano ed Accadia, una visita d'obbligo in un locale che è anche la memoria del brigantaggio. Qui, in questa lunga grotta, aveva trovato rifugio il brigante Giuseppe Schiavone. Ancora oggi è un rifugio per gustare piatti tipici del posto in un ambiente di grande suggestione. Giuseppe Schiavone, chi era? Allora, Giuseppe Schiavone è da un ex gente borbonico, santagatese, nativo di Sant'Agata di Puglia, ed è stato un capo brigante. In pratica comandava una delle bande di Carmine Crocco, il famoso, tra Brigante. virgolette, generale dei briganti, che in pratica capeggiò un po' tutta la rivolta del brigantaggio in Basilicata. E fu arrestato Giuseppe Schiavone con Petrella, un altro brigante di Deliceto,
Rendola, un brigante di Anzano, abbiamo la riproduzione là davanti di tutti e quattro i briganti arrestati, e fu fucilato in Melfi il 1864, se non ricordo male, sul piano dei Morticelli a Melfi. Quando, al momento proprio della fucilazione, gridò, evidentemente pensando a un discorso proprio, sai, capisce bene che c'è tutto un discorso sul brigantaggio, come fatto questione meridionale, gridò: popolo, solo tu puoi salvarmi, io ho lottato per voi. Chiaramente lo fucilarono, nessuno gli andò incontro. Con questo locale, giusto per concludere quello che diceva la ragazza prima, niente, abbiamo voluto praticamente, di là del fatto commerciale, però ecco, riportare un poco anche il fatto storico di questo. Sai che ultimamente si parla tanto del brigantaggio, se furono delinquenti o furono patrioti. Recuperare un po' la memoria storica di questo personaggio, e per l'occasione, visto che c'è stata la possibilità, abbiamo ricreato questa ambientazione di una cella, diciamo, dedicata a Giuseppe Schiavone.